Ciao a tutti e bentornati da Bear Strong. Il periodo delle feste ormai è imminente e c'è da dedicarsi ai film che escono in questo periodo che io, nello specifico, tratterò, ovvero dal 21 dicembre fino alla festa dell'Epifania. Quindi partiamo subito dal 21 dicembre. Il 21 dicembre escono ben tre film interessanti. Il primo è Dickens, l'uomo che inventò il Natale. Ebenezer Scrooge, il personaggio dell'avaro finanziere londinese protagonista de Il canto di Natale, svolazza nella mente di un giovane Charles Dickens, affetto dal blocco dello scrittore. Nella Londra vittoriana, Dickens, a causa delle richieste della sua numerosa famiglia e delle sue abitudini stravaganti, si ritrova con il portafoglio quasi vuoto e diventa smanioso di scrivere un altro bestseller. Reduce dal fallimento di ben tre romanzi, sbeffeggiato dai vicini e rifiutato dagli editori, con un colpo da maestro Dickens trae ispirazione e inizia a scrivere di tetti imbiancati e alberi di Natale. In sole 6 settimane la storia di A Christmas Carol prende vita. L'uomo che inventò il Natale è il racconto, sospeso tra realtà e immaginazione, della stesura della fiaba invernale. Il film è un adattamento del romanzo biografico del 2008 di Les Stanford. Nel cast, Dan Stevens interpreta Charles Dickens e Christopher Plummer, il famosissimo personaggio Ebenezer Scrooge. Lo stesso giorno esce Ferdinand. La storia del film è quella del toro Ferdinando, un toro dall'aspetto feroce come lo può essere un toro da corrida, robusto dal manto nero, ma con un temperamento tutt'altro che irascibile, che, a differenza di tutti i suoi altri amici, e a dispetto della sua stazza, non ha alcun interesse nel dimostrare di essere potente e feroce, né di diventare un temuto toro da corrida che terrorizzi i toreri. Al contrario, aspira solo a una vita tranquilla. Quando Ferdinando dilata le narici e smuove il terreno con gli zoccoli, la gente corre per sfuggire alla sua carica. Ma lui annusa le margherite di prato, sua grande passione, o si stiracchia all'ombra degli alberi. E quando passeggia per i villaggi assolati della Spagna, gli abitanti sbarrano le porte, gridano al toro, ma lui prosegue e fa amicizia con una bimba. Degli adulti strappano a Ferdinando la sua vita tra i prati e lo costringono a scalciare, sbuffare e prendere a testate i mantelli dei torelli nelle arene. Per fortuna, i nuovi amici della fattoria elaborano un piano e cercheranno di farlo tornare a casa. C'è da notare che la voce del toro Ferdinando è di John Cena. Poi abbiamo il quasi sicuramente commovente e toccante Wonder. L'omonimo libro bestseller di R.J. Palacio in poco tempo è diventato un caso letterario in tutto il mondo. L'adattamento cinematografico di Wonder vede August Augie Pullman, bambino affetto dalla sindrome di Treacher Collins, una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, in procinto di frequentare la quinta elementare in una scuola pubblica locale. Costretto precedentemente a studiare a casa a causa dei numerosi interventi chirurgici al viso, è la prima volta che August si unisce a una classe di coetanei. Nonostante le preoccupazioni di mamma Isabel e papà Nate, sostiene gli sguardi curiosi e diffidenti degli studenti, con fierezza e dignità, facendo il suo ingresso nella scuola pubblica come un astronauta deciso a piantare la sua bandiera in un mondo distante e inesplorato. Mentre la famiglia, i nuovi compagni di classe e tutti quelli intorno a lui si sforzano per accettarlo, lo straordinario viaggio di Oggy li unirà tutti. Nel cast il bambino è Jacob Tremblay, che noi abbiamo visto nel famigerato Room. Poi Julia Roberts e Owen Wilson fanno i genitori. Passiamo al 25 dicembre. The Greatest Showman. Numeri poderosi e coreografie sgargianti si mescolano nello spettacolo ottocentesco che prende il nome di The Greatest Showman, il biopic musicale con Hugh Jackman nei panni dell'abile intrattenitore di folle Barnum. L'astuto impresario circense, entrato in affari col giovane Philip, ha per le mani il rivoluzionario progetto di un enorme circo a tre piste, con quattro palcoscenici e 20.000 posti a sedere. Gli ambiziosi uomini d'affari si lanciano con entusiasmo nella realizzazione del sontuoso spettacolo, che porta in scena nuove acrobazie e fenomeni mai visti prima, finché entrambi non si infatuano di due giovani stelle del palcoscenico, nel caso oltre Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya e Michelle Williams. 28 dicembre, Coco. Coco ci porta in un variopinto villaggio messicano, animato dai preparativi per il Dia de Muertos e dalla musica delle orchestrine che inonda le strade. Il 12enne Miguel vorrebbe immergersi nei festeggiamenti suonando la sua chitarra sconquassata. Ma sulla famiglia Rivera aleggia una maledizione che impedisce ai componenti di imbracciare strumenti musicali. Il divieto, imposto decenni prima dalla bisnonna Imelda, non riesce a tenere Miguel lontano da corde e arpeggi, né lo frena dal venerare e imitare le melodie del suo cantante preferito, il leggendario Ernesto de la Cruz.
destinato a raccogliere l'eredità familiare ed entrare nel business delle calzature, il ragazzino preferirebbe incorrere nell'ira degli antenati piuttosto che incollare suole e lucidare scarpe per la vita. Così, nel giorno della festa che celebra i defunti, trafuga la chitarra magica appartenuta al suo idolo e finisce in una dimensione tanto fiabesca quanto misteriosa. Il mondo dei morti appare come una gigantesca metropoli verticale, collegata da tram, regolata da uffici e sportelli, e popolata da arzilli scheletri luccicanti. Miguel lo visiterà con la guida dell'affascinante spirito Hector, alla scoperta del segreto che si cela dietro la sua famiglia. La regia è di Adrian Molina, regista anche Lee Unkrich, regista ben più noto perché è regista di Alla ricerca di Nemo, Toy Story 3 e Monster & Co. Passiamo a gennaio. Il primo gennaio esce Jumanji, benvenuti nella giungla. Sequel del celebre film di Joe Johnson del 95 che vedeva protagonista Robbie Williams. Quattro liceali in punizione trovano una vecchia console per videogiochi nei seminterrati della scuola. Incuriositi dal gioco vintage ambientato nella selvaggia giungla di Jumanji, iniziano la partita. Una volta premuto il tasto start, i ragazzi scoprono con orrore di essere stati risucchiati dentro al gioco e per di più con le sembianze adulte degli avatar selezionati. Il secchiere del gruppo ci guadagna la prestanza fisica dell'esploratore Smolder Braxton, mentre l'atleta tutto muscoli deve adattarsi alle gambe corte e alla mente galoppante dello zoologo Franklin Muse Finbar. E se la ragazza timida e riservata si ritrova con addosso gli abiti succinti della letale guerriera Ruby Roundhouse, alla bella della scuola tocca abituarsi a quelle extra large del grassoccio professor Shelley Oberon. I quattro scoprono presto di essere finiti in una folla prova di sopravvivenza, dove l'unico modo per tornare alla realtà è portare l'avatar del giocatore alla vittoria. Guai a innescare game over, o si rischia di restare bloccati nella giungla come Alan Parrish 20 anni prima. Nel cast, Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillian, Kevin Hart e Nick Jonas. 3 gennaio, vi presento Christopher Robin. Vi presento Christopher Robin nel titolo dell'incantevole e poetico biopic su Mill, papà dell'orsetto Winnie the Pooh e della gang del Bosco dei 100 Acri. Prima di diventare l'amato personaggio dei libri illustrati per bambini, l'orsetto Ghiotto di Miele, nato dalla penna dello scrittore britannico, era un orsacchiotto tridimensionale in pezza e in bottitura. Portato a casa dalla signora Milne per il primo compleanno di Christopher Robin, Pooh diventa compagno di giochi inseparabile del bambino e poi leader della fortunata banda di peluche che va allargandosi ogni anno. Si uniscono alle scorribande all'aria aperta nella selvaggia foresta di Ashdown il piccolo Pimpi, l'esuberante tigro, il malinconico Iho, Kanga e Ro. Senza contare Uffa e Tappo, veri animali del bosco, che hanno già tane residenze tra gli alberi. A volte, Min posa la matita sul quadernetto per unirsi al gioco, poi corre nel suo studio a prendere nota delle avventure vissute. Il successo dell'opera ultimata è straordinario. Le divertenti imprese di Christopher Robin e dei suoi amici di pezza restituiscono sogni e speranza al paese ancora privato, anzi, provato, dalla Prima Guerra Mondiale, ma attaccano addosso al piccolo Milne l'etichetta di eterno bambino, o peggio ancora, di personaggio letterario, fama della quale non riuscirà a liberarsi neanche da adulti. I genitori di Christopher Robin sono interpretati da due attori emergenti, ovvero Domhnall Gleeson e Margot Robbie. Infine, il 4 gennaio, abbiamo Tutti i soldi del mondo. Dal regista Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo è l'adrenalinica ricostruzione di un fatto di cronaca realmente accaduto e divenuto un caso mediatico internazionale, il rapimento di Paul Getty III. Nell'estate del 1973, il nipote sedicente del magnate del petrolio Jean-Paul Getty viene rapito da una banda di uomini mascherati mentre si aggira per i vicoli di Roma. Nonostante le pressioni della madre Gail Harris, il facoltoso industriale del petrolio, noto per essere l'uomo più ricco e al tempo stesso più avido del mondo, rifiuta di pagare l'esorbitante richiesta di riscatto che ammonta a 17 milioni di dollari. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui una ragione sufficiente e valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre e il ragazzo e l'uomo della sicurezza Fletcher Chase a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul. Intanto la polizia del rapimento travalica i confini della penisola e fa il giro del mondo. Folle di curiosi e giornalisti stazionano giorno e notte davanti all'abitazione dei Getty, ma i mesi passano e l'ostinazione del ricco capofamiglia, deciso a scoraggiare ulteriori azioni di questo tipo, rischia di rivelarsi fatale per lo sporito Paul nelle mani dei rapitori senza scrupoli. La vicenda pubblica e privata sconvolge il mondo intero, rivelando un'incredibile verità: che si può amare di più il denaro che la propria famiglia. Nel cast, Mark Wahlberg, Michelle Williams e Christopher Plummer, che, ricordo, ha sostituito Kevin Spacey a causa delle denunce per molestie sessuali.
Il video è giunto al termine. Fatemi sapere quali film aspettate voi in questo periodo di feste. Mi raccomando, commentate. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Mi raccomando, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati sulle notifiche per i video che caricherò sul canale successivamente. Lascerò il link della mia pagina Facebook giù in descrizione. A questo punto vi saluto e a un mio prossimo video. Auguri a tutti. Ciao!